Amici di Sport, come ben ritrovati dopo le pause pasquali. Dunque riprendono i vari campionati e come sempre noi di Sportcom giriamo in lungo e in largo per quelli che sono gli eventi a volte che attraversano anche le comunità più piccole tra quelle calabresi. In particolar modo oggi siamo a Sant'Agata Tesero, è una gara di terza categoria, quella tra la squadra locale e Langotti Torano. Quest'ultima, se vince il match odierno, andrà in seconda categoria, vincerà matematicamente il campionato. Numerico, mentre c'è già il primo affondo di Lanzillotta e il gol di Lanzillotta dopo meno di 10 secondi. Qua abbiamo forse toccato un piccolo record. Lanzillotta che poi esulta come CR7. Lancio colpo di testa di Iannace che va quasi a imbeccare Lanzillotta, che poi di tacco marca Trotta di prima intenzione ed è un gran gol questo, quello del 2-0. E feste per i tifosi del Torano, grande gol questo. Regala un calcio d'angolo. Se il nostro Juan è pronto, abbiamo il presidente dell'Oreste Angotti. Si batte un calcio d'angolo, c'è anche una sostituzione, quindi dice Palmieri, entra Calvano con la 9. Ecco il presidente dell'Oreste Angotti, dando i complimenti per il look rosso e azzurro, rosso blu. Effettivamente trovare anche questa tinta è un po' difficile. Oggi si sono improvvisati tutti i parrucchieri negli spogliatoi e mi hanno fatto il look in occasione della giornata. Sì, infatti abbiamo visto tanti calciatori che sono con il look rosso-blu. Qui è Presta che potrebbe andare al tiro, commentiamo in diretta, Iannace il tiro e poi nulla di fatto. Insomma, 2-0, ormai la gente qui la stiamo sentendo festante, sta aspettando ormai il triplice fischio per festeggiare. Da qualche anno il Torano era impantanato in terza categoria, quest'anno con una dirigenza un pochino rinnovata, con un nuovo tecnico, con un altro modo di fare, la squadra raggiunge così la seconda categoria. Ecco, qual è stata forse la soddisfazione più grande in questa stagione? Come lei ha anticipato, il cambio della dirigenza mi fa onore di portare questo nome in seconda categoria. Oggi per me è una giornata molto emozionante, molto emotiva, perché ricorrendo alle solite frasi dette che si dice corse e ricorse della storia, la data di oggi è una data importante, 27 aprile 2019, 27 aprile a nome dell'Oreste Angotti, il signore che ha fondato questa tradizione. Il gol, perdonami, ha segnato Trotta, io non so se è stato inquadrato o meno, ecco, corsi e ricorsi storici, quando il presidente, il gol è stato ripreso, e come meno male, oggi tra tante cose abbiamo ripreso anche un terzo gol dopo un primo piano col presidente, ha segnato Trotta o Lanzillotta? Eravamo presi dall'intervista. Trotta. Anche perché Trotta e Lanzillotta poi si somigliano. Quello con la barba, ma anche sono simili proprio in quasi tutto e per tutto. Quindi, ecco, corsi e ricorsi storici. Si parlava del Torano che ritorna in seconda categoria dopo quasi 15 anni. Ha segnato uno dei giocatori che vi ci ha portato, ma d'altronde anche tutto l'attacco quest'anno ha avuto modo di divertirsi, tante goleate, tante gol finiti, tante partite finite con 7, 8, addirittura 10 gol. Ecco, campionato ormai vinto. Il prossimo anno questo Oreste Angotti giocherà per una semplice salvezza, oppure, visto anche il tecnico che ricordiamo, ex calciatore professionista, visto anche i tifosi che stiamo riprendendo qui sugli spalti, può puntare a qualcosa in più? Certo, è stato fatto il progetto per arrivare almeno in prima categoria, quindi l'anno prossimo sarà un altro anno di divertimento, di vittorie, di emozioni nuove per arrivare in prima categoria. E c'è da dire che il merito è di tutti, non solo della dirigenza ma della squadra in quanto gruppo. Gruppo che siamo riusciti a costruire per stare insieme, per fare vita insieme. Poi abbiamo avuto anche, ultimamente si sono avvicinati di più i ragazzi, i tifosi, che come lei ha anticipato prima è stato un periodo di terza categoria un po' salvezza non salvezza. Quest'anno gli obiettivi sono stati per la vittoria e ci siamo riusciti. L'anno prossimo saranno gli stessi. A questo proposito voglio chiedere pubblicamente
un aiuto e contributo di tutti, da partire dai tifosi a finire all'intervento degli organi istituzionali che ci stiano vicini, perché stiamo lavorando molto bene, ci meritiamo di avere il supporto da tutti. Anche se, perdonami, organi istituzionali che sono in divenire, perché ricordiamo, Torano oggi sono presenti alle liste, poi gli organi istituzionali si scopriranno dal 27 maggio, quindi diciamo che è un invito globale, ecco, poi per tutti i partecipanti della società politica toranese. Il presidente in chiusura, perché poi questi ragazzi hanno vinto il campionato, la festa proseguirà ovviamente in città tra qualche ora. Certo, si è organizzati delle sfilate nel paese, tutti sono pronti ad accoglierci e noi gli obiettivi che ci eravamo prefissati siamo riusciti ad ottenerli, e quindi ci aspettiamo un plauso da tutti, lo dico apertamente, perché abbiamo lavorato tanto con molti sacrifici per portare il Torano, il nome di Torano in seconda, ma non solo per quanto riguarda l'aspetto calcistico, per quanto riguarda anche conoscere Torano sotto l'ambiente sportivo, come associazionismo, come conoscenza a tutti che c'è questa bella realtà. Perfetto, ringraziamo il presidente, anzi se c'è qualche altro dirigente che vuole scendere qui in tribuna è ben voluto ai nostri microfoni. Ci sono altri cambi, dunque liquidiamo il presidente, ma con la promessa che ci manda anche qualche suo dirigente qui sotto. Grazie a lei. E dovrebbe essere Di Mari che va alla battuta, rigore del 4-0, del probabile 4-0, perché d'altra parte c'è sempre il portiere. Posso rientrare anche in studio, il gol di Di Mari, 4-0, e tifosi che festeggiano. Già qualche bottiglia di spumante la stiamo vedendo in campo, quindi e sta 4-0. Con un altro colpo di testa, poi ancora Lanzillotta che è un catalizzatore di palloni, riesce in qualche modo a portarsi in avanti Lanzillotta, Miceli, Lanzillotta, si chiude la triangolazione, c'è il movimento di Calvano e il tocco del 5-0 realizzato da Trotta, che realizza la tripletta in questo caso, quindi 0-5. Diciamo, look nuovo anche per Biagiangotti, che ricordiamo è stato allenatore di questa squadra, così come tante altre nella provincia. Diciamo, si è messo non dietro le quinte, perché sembra una partita, ma è un dirigente di questa squadra, allenata da Petrassi. Quindi parliamo proprio dal punto di vista tecnico con Biagio. Mai scelta migliore fu quella di Marco Petrassi quest'anno. Certamente, stiamo parlando di un professionista, quindi la nostra scelta è proprio caduta su Marco Petrassi, perché comunque per noi è una persona validissima, è una persona che comunque poteva dare tanto a questa squadra. I risultati si vedono. I risultati che si vedono con questi tre punti andati 4 turni in anticipo, dunque Torano che dopo qualche anno torna in seconda categoria. E sono stati degli anni anche non facilissimi, perché Langotti dava sempre la sensazione di potercela fare, ma mancava sempre quel saltino in più, ecco. Questione di mentalità, perché ne abbiamo parlato anche in altre, sì, come il riassetto societario ha portato comunque a dei miglioramenti globali. Non mi sovviene il nome, ecco, ha parlato già di un Torano che poi sarebbe pronto nella stagione 2019-2020 a provare il doppio salto, quindi andare in prima categoria. Ecco, questa squadra, io vedo i movimenti offensivi, vedo anche la qualità degli attaccanti, è già pronto, oppure in fase di mercato quest'estate possono arrivare altri elementi. Poi il mercato calcistico d'altronde porta anche tanti svingolani, che i giocatori si devono comprare il peso d'oro. Sì, allora come dicevi prima è stato cambiato un pochettino tante cose, abbiamo cambiato l'assetto societario e dopo l'assetto societario giustamente abbiamo deciso anche, come dicevamo prima, di cambiare la guida tecnica, perché comunque volevamo dare un cambio totale a questo mondo che abbiamo fatto fino a in questi anni. E purtroppo siamo andati sempre lì vicino a centrare gli obiettivi, però mancava quello che realmente abbiamo messo quest'anno, la voglia veramente di vincere il campionato e di essere i padroni di questa categoria. Insomma, ci siamo riusciti e siamo quasi alla fine della partita e il risultato ci dà questa conferma. Noi ci abbiamo puntato tanto, il problema è che mancava sempre quel tassello all'ultimo per poter concludere al meglio i campionati.
adesso con questa società, con tante altre situazioni che abbiamo messo in piedi, insomma ci siamo. Dicevi bene, l'assetto della squadra è fondamentale, offensivo, ma era già costruito per fare il doppio salto di categoria. Sicuramente quest'estate verrà fatto qualche innesto, già stiamo lavorando, quindi sicuramente verrà rinforzata la squadra per provare a fare quest'altro salto di categoria. I ragazzi ci seguono e sarebbe fantastico. Ecco, avete ritrovato dunque l'entusiasmo del pubblico di una città che comunque diciamo, ha avuto anche il merito di non abbandonarvi in qualche momento critico. Dunque, squadra che ovviamente vince il campionato quest'oggi a Sant'Agata, festeggia stasera in città. Se proprio vogliamo dire qualcosa che potrebbe migliorare proprio tutto lo sport a Torano, ecco, questa è una domanda che ti faccio a 360 gradi. Guarda, fai una domanda proprio oggi che hanno presentato le liste politiche, quindi a guidare il nostro comune metterà in primo piano proprio lo sport. Sì, anche perché arriva proprio un giornalista politico qui in, diciamo, nella nostra diretta live, il buon Alessandro Moddini, ed intervieni pure tu, tanto ormai stiamo facendo una cooperativa in questa telecronaca. Ecco, tu hai seguito tanti anni la terza categoria, la segui ancora ora. E dunque, le avventure del Torano, perché hanno vinto gli amici, che sono una squadra corretta, una squadra seria, e che soprattutto, come ho sempre detto sulle righe, sulle colonne di Gazzetta del Sud, ricordano un maestro di calcio e di vita qual era Oreste Angotti. E questa è una cosa che nel calcio dilettantistico conta più di ogni altra cosa: i valori dello sport. E questo è un bel messaggio del nostro Alessandro Mondia, che ci ha appena raggiunto. Un fisico integro. Intanto il gol di Molinaro, ecco, il gol di Molinaro che ha spizzato il giusto e ha siglato il gol del 6-0, boato del pubblico. Finisce qua, dunque, Angotti Torano promosso in seconda categoria. Angotti in seconda categoria, vince il campionato, esultanza dei giocatori, dei tifosi. Era una festa annunciata, complimenti all'Angotti Torano. Vestita di rosso-blu, capelli rosso-blu, e festa per tutti. Stazione, davanti ai tifosi, scene di calcio, che abbiamo anche piacere a mostrarvi, perché sì, assolutamente, questo è il calcio dilettantistico, sport, sì. Anche per noi che le commendiamo e che viviamo tante domeniche in campo. Sì, e questi sono i momenti in cui sicuramente viene fuori tutto l'entusiasmo che c'è stato durante la stagione, si scarica anche la... Chiama qualche altro tuo compagno, io conosco te. Andiamo bene? Mi senti? Alessandro, vai Alessandro. Allora abbiamo Mariolino Calvano, che effetto fa anche alla tua età rivincere un campionato di terza categoria? Tu che sei partito dalle giovanili del Roggiano, poi hai girato un po' tanti campi, tra cui Malvito, Sant'Agata d'Esero, adesso con l'Oreste Angotti, dimmi le tue emozioni. Le emozioni sono sempre a mille. Noi siamo sempre in questi campi, siamo sempre a combattere giorno dopo giorno, ad allenarci, a mantenerci in forma, perché dobbiamo dire che lo sport, il calcio soprattutto, quello che praticiamo noi unisce. Io, come tu sai, caro Alessandro, ho girato, continuo a girare, sono stato a San Marco, a Sant'Agata, vedi Malvito, sono stato in questo campo, ho vinto il campionato, sono 6 campionati che ho vinto, tra tutta la vera dall'estero. Continuo ad andare avanti fino a quando ce la faccio, con tanti sacrifici dedicati alla mia famiglia in primis, a mia moglie e mio figlio. È un effetto stare qui, vincere col Torano con una famiglia come questa, è fantastico. Ogni anno dove vado lo devo dire, perché questa è la Calabria, questo è il nostro paese, sia Sant'Agata, sia questo paese qua, sia Torano, sia San Marco, Malvito, Fagnano, li voglio citare tutti dove sono stato, Alessandro, perché queste dove vado sono famiglia, noi siamo di cuore buono. Beh, sento delle emozioni nella tua voce. Sì, emozioni. Sono 18 anni che gioco in questi campi, quindi sono emozionato, è come se fosse il primo giorno. Si deve giocare fin quando ce la fa. E il calcio, te lo ripeto, il calcio è uno sport che unisce. E questi ragazzi qua sono con il capitano, che abbiamo stato un'annata fantastica l'anno scorso. La stessa cosa quest'anno. Ne vogliamo parlare proprio col capitano dell'Oreste Angotti. Quali sensazioni dopo questo successo? È una sensazione indescrivibile, perché questo paese lo merita, questa gente che viene fino a qua a tifare per una squadra di terza categoria che non si vede neanche in categorie superiori. E questo per noi è un grande, ma grande momento, perché siamo soddisfatti di essere qui a Sant'Agata, che tanti anni fa
5 anni fa, se non erro, sì, è venuto a festeggiare a casa nostra il campionato. Oggi siamo venuti noi da loro. Sono ricorsi storici. Per questo, voi per questo. Portate sulla maglia un nome. È un nome importantissimo. Nel 2003, infatti, si era vinta di nuovo il campionato con lui in campo. Oggi ci facciamo questo campionato, lo richiamo a lui, perché per noi è un secondo padre, è qualcosa di impressionante. Come il 27 aprile del 2003, 27 aprile oggi si è vinto il campionato. Poi voglio aggiungere una sola cosa, Alessandro: vincere il campionato con la propria squadra, col proprio paese, è un'emozione grandissima. Io l'ho fatto a Roggiano, è bellissimo, ma io che non sono di Torano mi sento uno di loro. Io sono di Torano, invece ci sono dall'inizio, sono soddisfatto di essere il capitano e ringrazio veramente tutti, perché per me oggi è un sogno, è proprio indescrivibile veramente. Complimenti a voi. Grazie. Auguri anche per la Supercoppa di terza categoria. Grazie. Che dovete fare. Grazie, spero di vincere anche quella, però per ora ci vediamo un momento. C'è la famosa Coppa Fair Play Oreste Angotti, che ha raggiunto non solo la quinta, sesta edizione, che fate tutti gli anni, dedicata a un maestro di vita oltre che di sport. Sicuramente era un maestro di vita e di sport per tutti, bambini, vecchi, era qualcosa che nel nostro paese ha segnato la storia, come infatti lo portiamo sul cuore. Grazie, concludiamo qui. Angotti, questo... Sì, c'è il un altro direttore Angotti. Sportivo, un altro Angotti qua, un altro Angotti che vedo, rivedo con piacere da tanto tempo. Allora, ritorniamo alla terza e finita, ritorniamo un po' in paradiso, è come se avesse vinto un piccolo scudetto oggi. Certo, oggi è una grande festa per noi. E ritornare su questo campo e con questo obiettivo. Allora, io dal profondo del cuore, il nome di mio fratello sarà sempre per sempre nello sport per aiutare gli altri, e in questo momento sono troppo emozionato per dire parole, ma ringrazio tutti e ringrazio te soprattutto, che vedo con piacere dopo tanto tempo. Grazie a voi, avete onorato lo sport, il calcio, il campionato, e complimenti per la vittoria. E grazie a tutti, grazie alla troupe televisiva, e voglio portare un saluto a nome della mia società e con una promessa che ho detto a Massimo proprio in questo istante: i programmi per il prossimo campionato saranno per una salita in prima categoria. Il progetto non finisce qua. Auguri. Perfetto. Complimenti, grazie. È tutto a te Massimo per grazie la chiusura. Alessandro, grazie Angotti, grazie Franco Angotti, dunque grazie anche a voi qui a Sant'Agata, immagini di festa del Torano che raggiunge la promozione in seconda categoria, festa che ovviamente proseguirà nel paese cratense. Buona serata.